È la 18ª giornata del campionato di calcio a 5, Serie D, Girone A della Lombardia. Questa sera all'Aldomoro di Saronno scendono in campo Amor Sportiva e Futsei Milano in un match fondamentale per la rincorsa ai playoff. Amor Sportiva che reduce dalla prima vittoria in trasferta della stagione 3-1 sul campo del Real Venegono. Futsei che ha pareggiato 4-4 sul campo della Coriacea Pro Cittiglio, che abbiamo visto 2 settimane fa proprio su questo campo dare molto filo da torcere anche all'Amor, mentre il prossimo turno vedrà l'Amor impegnati in un altro scontro diretto playoff sul campo dell'Ispra Calcio, in quello che potrebbe diventare un vero e proprio spareggio, mentre la Futsei osserverà un turno di riposo, e i turni di riposo saranno molto importanti. L'Amor ancora deve osservare il suo, quindi potrebbe pesare molto questo fattore sulla corsa playoff, con una classifica che adesso vedremo che è veramente cortissima alle spalle del Vighignolo. Ricordiamo anche il risultato del match d'andata: la Futsei si impose con un perentorio 7-2, quindi l'Amor cerca anche la rivincita rispetto alla sconfitta del girone d'andata. Vediamola la classifica col Vighignolo in testa a 37 punti, al secondo posto c'è la coppia formata da Futsei Milano e Calcio Lonate Pozzolo quota 30, poi la Futsal Bressana quota 27, Certosa Milano a 26 che chiude per ora la griglia playoff ma ha soli 2 punti di vantaggio sulla coppia formata da Ispra Calcio e Amor Sportiva che inseguono a quota 24. Poi scorrendo la classifica troviamo in ultima posizione Movisport e Zona 8 appaiate a quota 7. Tra i cannonieri in testa c'è, come di consueto da molte giornate a questa parte, Matteo Buetto della Futsal Bressana con 26 reti realizzate, mentre tra i protagonisti della sfida di questa sera troviamo il cannoniere della Amor, come di consueto, Filippo Suffia con 15 gol, lo stesso numero di reti che ha messo a segno Marco De Zen della Futsei. E quindi sarà interessante anche vedere lo scontro tra i due cannonieri delle due squadre. Qualche numero anche per inquadrare meglio questa partita: l'Amor, lo sapete, in casa è imbattuta, 6 vittorie e 2 pareggi, 47 reti segnate, 36 subite, mentre la Futsei in trasferta ha ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte con 30 reti segnate, 26 subite. Ricordiamo infine che arbitrerà l'incontro la signora Asia Ortelli della sezione di Bergamo. Noi abbiamo già le formazioni, ma come di consueto le vedremo all'ingresso in campo delle squadre. Squadre in campo per calcio d'inizio di questa sfida che parte con un po' di ritardo rispetto al previsto. C'è stato un problema con il direttore di gara designato, quindi non abbiamo il nominativo dell'arbitro che va a sostituirlo, ma comunque vediamo quali sono i protagonisti scelti dai due allenatori, partendo dall'Amo Sportiva di mister Angelo Canzi, che schiera con il numero 1 Bagarin, con il 2 Finazzo, con il 3 Paleardi, il 4 Rossi, 5 Tavazzani, 6 Mangano, 7 Ceriani, 8 Albanese, 9 Mirante, 10 Suffia, 11 Capitan Melosi e infine con il numero 12 c'è il mister Canzi in panchina. Sapete che ci sono 3 dei portieri infortunati e quindi si mette a disposizione anche mister Canzi, mentre per Dario Palumbo della Futsei Milano in campo scenderanno con il numero 1 Palomares, con il 2 Furini, con il 3 Sfenopo, con il 4 Florindo, il 5 Casneda, Casale con il 6, Imperatrice con il 9, Cianci il capitano con il 10, De Zen il bomber con l'11 e infine con il numero 12 l'altro portiere Mazzoccato. Tutto pronto per l'inizio: Amor in tenuta bianco-blu con pantaloncini blu, mentre tenuta arancione con pantaloncini neri gli ospiti. Direttore di gara controlla che sia tutto in ordine per partire. Noi vediamo anche quali sono i quintetti con i quali si inizia questa sfida. Tanto partiti: l'Amor tra i pali a Bagarin con il numero 1, poi giocatori di movimento sono con il 4 Rossi, con il 7 Ceriani, con il... attenzione però alla prima giocata degli ospiti, fermati, poi c'è la conclusione con Bagarin che interviene senza problemi, rilancia subito su Giuseppe Mirante che è in campo con il 9 e a chiudere Suffia con il 10.
mentre gli ospiti, che ora andiamo a individuare mano a mano, sono con il 12 tra i pali Mazzoccato, c'è Capitan Cianci con il 10, poi con il 5 Casneda, con il 6 servito ora Casale, che prova ad andare al tiro, mette il pallone per il gol dell'1-0, primo minuto di gioco. Adesso andiamo anche a vedere chi ha realizzato il gol. Bella giocata questa degli ospiti, il numero 11 De Zen, proprio il bomber della formazione ospite, che porta avanti i suoi. E per l'Amor è una consuetudine quella di andare sotto nella prima frazione di gioco in casa, spesso e volentieri ci è abituato a rimontare, vedremo oggi contro la seconda in classifica, ricordiamolo, la Futsei. Intanto Cianci per il proprio portiere, che rilancia lungo, non trova però De Zen. Allora riparte l'Amor, Rossi, vada Ceriani, poi Mirante si accentra, pallone sporcato che termina in fallo laterale. La rimessa per i padroni di casa, c'è Sofia sul pallone, la parte opposta a Ceriani, conclusione potente, precisa, ma è attento Mazzoccato, primo tentativo di rilevanza dell'Amor, che ora ha un corner, ancora Ceriani, altro tiro ribattuto, poi controlla sulla pressione avversaria Rossi, che viene toccato ma non c'è fallo, poi esce bene Bagarin a impedire a De Zen di andare al raddoppio. Qui ha rischiato l'Amor, chiamava il fallo Rossi, però non c'è stato l'intervento arbitrale, si ricomincia sempre sull'1-0 ospite. Sofia, pallone per Mirante che non riesce a superare l'avversario, ora va in pressing, recupera palla l'Amor, Rossi largo per Sofia, poi Ceriani per Mirante, pallone a cercare Sofia, non arriva a destinazione, può ripartire la Futsei con Cianci, poi il pallone per Casale che lo spedisce in fallo laterale. Ora Amor, Mirante per Sofia, conclusione con deviazione, la palla che termina in calcio d'angolo con un brivido per gli ospiti. Ora l'angolo battuto, può ripartire, ribaltare l'azione alla formazione ospite De Zen, bello il tocco sotto e poi interviene Bagarin. E quando parte in velocità De Zen, decisamente pericoloso, oltre al gol segnato anche questa bella giocata. Ora Rossi verso il centro, poi scarica per Mirante, cerca lo spazio per il tiro, serve Ceriani, poi Sofia, la conclusione e il pallone in gol, spettacolare rete di Sofia che pareggia al quinto. C'è stata forse anche una leggera deviazione, probabilmente determinante, dell'avversario, che ha impedito a Mazzoccato di intervenire. Gran bel gol però questo, la conclusione a giro proprio all'incrocio. Si ricomincia da capo, De Zen ad Acianci, ora il capitano ospite, conclusione deviata, poi prova al volo Casale, non trova però palla piena. E allora dopo 5 minuti, come detto, siamo sull'1-1 e avanza l'Amor. Sofia, Ceriani, c'è di vicino Mirante, serve Rossi, ancora Ceriani, questa volta per Mirante, anticipato, conclusione
diretta a rete con De Zen, che però chiamava il pallone al centro, era tutto solo il numero 11, non lo ha visto Casale. Sfuma una ottima opportunità per la Futsei con un bel pallone recuperato. Attenzione, c'è alla conclusione di Sofia, il palo, e va vicinissimo al gol Sofia, un minuto dopo aver riequilibrato il punteggio. Tanto Rossi per lo stesso Sofia, dribbling a tornare però indietro Ceriani, Rossi ancora Sofia e Ceriani nuovamente al centro. Ora Sofia che prova a restituire palla al compagno, ma interviene bene Casneda a fermare la trama dell'Amor. Ora Casale, tiro da lontano con Bagarin che controlla e fa suo il pallone. I nuovi padroni di casa che hanno risposto subito all'occasione della Futsei con il palo colpito da Sofia. Ora Mirante, pallone termina il fallo laterale, l'ultimo tocco di Mirante. Recupera un buon pallone, ora ne ha due addosso e preferisce saggiamente ripartire da dietro. Rossi per Sofia, c'è lo scatto di Rossi, ma anche Mirante che non riesce per poco a controllare al meglio quel pallone. Si riparte da Mazzocato, poi Cianci per De Zen, Casale ancora per Cianci, lo scatto di Casneda che però non può raggiungere il pallone, era buona l'idea. Riparte l'Amor, Sofia centralmente, interviene Cianci, il ribaltamento dell'azione con De Zen che si allunga un po' il pallone, questa volta è difettato nel controllo, sfuma la possibilità per gli ospiti. Allora Sofia, Ceriani ancora per il numero 10 che va da Rossi, ha provato di prima intenzione a pescare ancora Ceriani che però si era centrato, e ora tocca agli ospiti imbastire la nuova azione. Cianci prova a lanciarsi in azione personale, saltati due uomini e poi mette a segno un grandissimo gol per il 2-1. Grande giocata questa del capitano ospite. Quando siamo al nono è partito deciso, ha saltato due uomini in un colpo solo e poi ha messo a segno il gol del 2-1. Intanto c'è qualche discussione però con il direttore di gara, non abbiamo visto bene qual è il motivo della protesta che arrivava dalla panchina di casa. Si riparte, nuovo vantaggio per la Futsei. Ora Sofia, Ceriani cerca Mirante, non lo trova, De Zen, poi Casale fermato e tocca lui per ultimo. Fallo laterale in favore dell'Amor. Palla per Rossi, poi Ceriani, Sofia a cercare ancora Rossi, però esce bene portiere ospite Cianci. Va da De Zen, poi si fa vedere lo stesso Cianci, palla in mezzo fermata, ma ancora gli ospiti. Casneda vince il contrasto, conclusione, è la palla che in qualche modo sfila, c'è un tocco della difesa, la rimessa è in favore degli ospiti anche se c'è qualche protesta. Battuta, la palla recuperata da Rossi, lancio per Ceriani, tutto solo, esce però ottimamente Mazzocato. Tanto siamo oltre il decimo, primo terzo di gara che se ne va nel primo tempo. Rossi, la conclusione, dritto per dritto, c'è il portiere ospite,
e poi prova a rilanciare troppo lungo per il compagno. Cominciano i cambi dentro Capitan Melosi per l'Amor al posto di Ceriani con il numero 11 Melosi. Attenzione Sofia, Rossi non si chiude il triangolo, tanto ripartono gli ospiti. Vedremo anche chi è il nuovo entrato per la Futsei con il numero 3 Sfenopo. Ancora Futsei, Cianci, palla di ritorno sempre per il capitano, poi De Zen va da Casale, prova il tiro respinto, poi il pallone per Mirante, può andare in azione personale, lo ferma il neo entrato Sfenopo e ci sarà una rimessa per l'Amor. Ancora Mirante, Rossi, tocco per Sofia, dribbling riuscito in un primo momento, poi lo fermano e possono andare in transizione gli ospiti. Casale, il pallone per il gol di Cianci ed è il 3-1 al 12esimo, doppietta personale di Cianci che permette ai suoi di allungare. Si riparte con l'Amor che deve mantenere i nervi saldi contro un'avversaria che sta confermando quanto di buono già fatto fin qui in stagione, anche in questo avvio. Ora Rossi fermato da De Zen, centralmente per Sfenopo che sfiora il gol, palla che termina alta di pochissimo. Sofia per Finazzo, dentro con il numero 2 va da Melosi, ora per Finazzo, si libera bene dell'avversario, può avanzare con la Finazzo, conclusione e guadagna un corner. Lui che è il secondo cannoniere dell'Amor fin qui, 8 reti in stagione per Finazzo, spesso gol pesanti per il numero 2. È battuto male questo corner, ancora un contropiede per gli ospiti, con Bagarin perfetto su De Zen, ha rischiato grosso l'Amor. Ora riparte Melosi per Sofia, fermato in fallo laterale, nel frattempo dentro con il numero 4 per la Futsei Florindo, che va subito in pressing, la palla per Mirante, poi Finazzo anticipato proprio sul più bello, ancora un contropiede, Casale e la palla che termina in rete. E al 14esimo siamo 4-1. Ora la situazione si fa pesante per l'Amor con il time out chiesto dalla panchina di casa, sta lasciando decisamente molto spazio alle ripartenze avversarie l'Amor e ne approfittano fin qui alla grande gli ospiti. E ora sentirete in sottofondo Mister Canzi che sta cercando di dare la sveglia ai suoi. La partita era iniziata peraltro con un buon equilibrio, il gol della Futsei pareggiato da Sofia che poi ha colpito un palo sull'1-1, poi però la grandissima giocata di Cianci per il 2-1 ospite e da lì l'Amor si è un po' sfilacciata, non è riuscita più a rendersi pericolosa e soprattutto ha concesso almeno 4 contropiede pericolosissimi e in 2 occasioni sono arrivati i gol della Futsei che ora è avanti di 3 reti, 4-1. Si riparte con Finazzo per Melosi, poi Bagarin va da Sofia, saltato il pressing, può andare Finazzo,
Vediamo se riesce a trovare il tiro con una bella respinta, anzi deviazione in angolo del portiere ospite. Mirante prova a mettere in mezzo, recuperano gli ospiti, Florindo rischia qualcosa e poi spedisce in fallo laterale. Pallone giocato ancora dall'Amor, Melosi, la conclusione stoppata. Tanto dentro anche, se abbiamo visto bene, Imperatrice con il numero 9 per la Fuzzei. Sofia libera il tiro e ancora la deviazione. Questa volta sembrava fatta per Sofia. Grande intervento di Mazzoccato. Poi Finazzo. Ultimo tocco il suo. Florindo per la rimessa. Non è intercettato da Sofia. Melosi. Il rimpallo lo favorisce. Poi Mirante. Il tiro è là alla fine. Ancora una volta il portiere ospite. Recupera il pallone. È rientrata bene l'Amor dal timeout. Tre palle gol. Non è arrivata però la rete. Sempre meno tre. Quando siamo arrivati quasi al 17esimo di questo primo tempo. Finazzo per Sofia. Largo Melosi, poi Mirante, ancora Sofia. Finazzo, difficile il controllo, recupera Sfenopo, poi il pallone per Imperatrice, troppo lungo. Nuovamente l'Amor, Sofia. Bada Mirante, prova a filtrare per Sofia ancora, ma riparte Cianci, attenzione al capitano ospite che questa volta non trova la porta. Pericolosissimo quando riparte Cianci, che ha già messo a segno due reti. Ora Sofia, la sponda per Melosi. Da Finazzo ancora Sofia, l'anticipo però di Florindo che fa uscire i suoi. Poi rallentano Cianci per Imperatrice, deve tornare sui suoi passi e può uscire con tutta calma Bagarin per Melosi. C'è largo Sofia, servito, rientra il tiro e ancora strepitoso il portiere ospite che alza il pallone. Altro corner, Finazzo, ribattuta la conclusione e poi ancora Finazzo col pallone che termina sul fondo. C'era anche qualche protesta, forse per qualche tocco di mano che però non abbiamo visto. Finazzo va in dribbling e poi palla termina in fallo laterale. Parte Cianci, fermato da Finazzo. Mirante, c'era pochissimo spazio. Provato lo stesso da Florindo. Per Cianci tutto solo e ha cercato la grandissima giocata. Questa volta non gli è riuscito il colpo da biliardo. A parte opposta Melosi. Finazzo, Sofia. Poi Florindo. Un Finazzo che termina a terra e c'è il fallo del numero 4 che resta a terra. Intanto Finazzo cercato il pallone ma poi ha trovato la caviglia dell'avversario. Ora si rialza Finazzo, torna in campo Ceriani. Per l'Amor c'è Mirante sul pallone. 10 minuti al termine del primo tempo, 4-1 il punteggio in favore degli ospiti. Si predispone il muro, parte Mirante, il pallone proprio dalle parti di Mazzoccato che sembra avere una calamita nelle mani. Fin qui ha evitato davvero molte opportunità da rete
che finissero in gol per l'Amor. Tanto Ceriani, Pinazzo si lancia, lo ferma però bene Imperatrice, poi si scontrano con il portiere ospite che resta a terra dolorante, anche Finazzo qualche problema, colpo alla mano per Mazzoccato. Sembra però che non ci siano problemi per entrambi. Intanto la rimessa per l'Amor, che ovviamente restituirà palla alla Fuzzei. Si riparte, Sfenopo prova il dai e vai, palla troppo lunga. Paleardi che è entrato in campo con il numero 3 per l'Amor, con Ceriani, ancora Paleardi, Finazzo, fermato il pallone. Ora gli ospiti, arriva Finazzo, poi libera per Paleardi, ancora in transizione, poi si riparte da Ceriani, Mirante, Finazzo ancora per Mirante, leggermente lungo, una buona l'idea. Battuta la rimessa, Ceriani, la conclusione, e ci arriva ancora una volta Mazzoccato, il corner con il recupero di Casneda, e si lancia la conclusione stoppata da Ceriani. Poi Finazzo, buono il dribbling, c'è Mirante, preferisce cercare Paleardi, era più difficile la traiettoria, intercettata dalla difesa. Sfenopo per Casneda, che manca la conclusione. Nel frattempo dentro Mangano con il numero 6 per l'Amor. Servito proprio Mangano, il tiro con tocco del portiere ospite. Battuta la rimessa, Paleardi con Ceriani, pallone che termina nuovamente in fallo laterale. Ora Rossi, poi Ceriani, centralmente Paleardi, nuovamente per Ceriani, Angano, Paleardi, controllo difficile, poi però recupera ancora l'Amor. Ceriani, dentro per Mangano, conclusione con deviazione, anzi no, si riparte con la rimessa dal fondo. E poi il pallone arriva direttamente tra i bracci di Bagarini per Paleardi, Ceriani, poi Rossi, si allunga leggermente il pallone e lo riconquistano gli ospiti con De Zen, che è tornato in campo. La palla per Casneda, che la rimette in mezzo, non ci arriva De Zen, qui sfuma l'opportunità per la Fuzzei. Ora l'Amor tira un po' il fiato dopo aver collezionato un bel numero di occasioni, ma non ha trovato il gol. Allora gli ospiti tornano a farsi pericolosi là davanti. Mangano intanto per Rossi, può caricare il tiro, rientra ancora Rossi e c'è di nuovo la respinta. Nulla da fare con Mazzoccato in questo primo tempo, superato solo dal gran tiro di Sofia. Casneda, poi Cianci, De Zen rientra, larga forse un po' il braccio, resta a terra Rossi. Ancora a terra Rossi. Dovrebbe essere in grado di riprendere
in gioco. Tanto c'è il corner, altra deviazione in calcio d'angolo, lo siamo al 26esimo, risultato fermo sul 4-1 per gli ospiti. Casneda con il pallone in fallo laterale, Casale ad Accianci, pressing su De Zen, un fallo di Rossi. Cianci per Casale, palla che sfila, ci mancano per la rimessa, poi Paleardi, ma da Ceriani. Rossi di prima, non c'è tocco di De Zen, la rimessa è ospite. Casale prova ad andare lungo, stop di petto di Rossi, poi Ceriani fermato da De Zen, recupera ancora Ceriani, va da Paleardi che cerca Mangano, poi il pallone resta lì, esce la difesa ospite, recupera però Rossi, Mangano lo ferma, Casneda, poi De Zen con l'uscita di Bagarin che prima trova il pallone, però poi evidentemente, anzi il fallo è precedente, aveva dato il vantaggio il direttore di gara. Ci sono un po' di proteste, ma diciamo che la decisione è corretta perché aveva lasciato il vantaggio sul fallo ai danni di De Zen e poi è tornata correttamente sui suoi passi. Intanto si prepara Casale per la battuta della punizione. Ancora qualche istante, qualche protesta di troppo dalla panchina. Tanto il tempo corre. Il cronometro dice 28:30. Sarà forse da recuperare qualcosa nel primo tempo. Parte Casale e la palla che sfila di pochissimo a lato della porta difesa Bagarin. Paleardi per Rossi, ancora per Paleardi, palla troppo lunga. Si riparte da Cianci, serve il proprio portiere, diamo il lancio per lo stesso Cianci, nulla da fare. Ceriani, è il pallone che resta lì, Paleardi riesce in qualche modo a liberare. Casneda, poi Cianci con il taglio di Casale, conclusione e la palla che termina in calcio d'angolo. Era filtrata tra le gambe di Bagarin, ma non è terminata nel sacco. Corner battuto, De Zen fermato da Ceriani. Recupera però lo stesso De Zen. Lo siamo quasi arrivati al 30esimo. Cianci ancora il capitano. Lo fermano e ripartono i giocatori dell'Amor. Ceriani in transizione, gol! Del 4-2 proprio allo scadere del 30esimo e Ceriani riapre parzialmente la partita. Importante questo gol proprio in chiusura per un Amor che, abbiamo detto, aveva costruito molte occasioni dopo il time out, poi si era un po' fermata anche per rifiatare con gli ospiti che si sono resi pericolosi in almeno tre occasioni,
E poi è arrivato il gol di Ceriani. Ora calcio di punizione ospite, già battuto Cianci. Cerca Casale, in qualche modo torna il pallone al capitano. Non lo molla Ceriani. Cerca la triangolazione, poi riparte Ceriani. Il pallone è buono per Albanese, che è entrato in campo da pochissimo e non è riuscito però a chiudere il tiro. Provato con il destro, non era sul suo piede forte. Intanto Cianci per Casale, ma proprio sul fischio di chiusura del primo tempo. Finisce qui la prima frazione di gioco. Amoro Sportiva Futsal Milano 2-4.